Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme a Francesco dell'Istituto e stiamo trasmettendo la trasmissione, facendo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, come ogni giovedì alle ore 15 dai microfoni di Radio Gamma 5. Tu hai il 2? Sì. Dove Se dovrebbe essere il 2. essere il 2? Prova a parlare. Sì, mi ascoltate? Perfetto. Mi sentite? Sì, Sì, ciao, dici, perfetto. perfetto. Prima di iniziare la trasmissione di oggi di Magia Stregoneria Paganesimo, accidenti, ecco qua, vi voglio comunicare che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha edito il solito bollettino che viene fuori quando è possibile, una media di 2 o 3 volte all'anno. Cos'è, Sì, due Francesco? volte all'anno sicuramente. 2 volte all'anno sicuramente, e è fatto per i membri dell'istituto, però anche per tutti gli altri che lo possono Beh, lo richiedere. possono trovare alla libreria Sottomondo a Treviso. Sì, nella libreria Sottomondo a Treviso li trovate tranquillamente. E il numero è abbastanza interessante, abbastanza, naturalmente è sempre molto interessante. E ci sono articoli di Piero Trevisan, Gli dèi della magia di Tanit Lee. Trovate Dianelou a Venezia, Gli dèi artificiali di Van Vogt. Trovate Sì, beh, vari c'è articoli. un articolo in particolare su Alain Daniel Lou. Alain Daniel Lou è un autore poco conosciuto in Italia. È un autore che ha sempre impegnato tutta la sua vita per combattere contro il monoteismo. Infatti lui lo reputava proprio una forma pericolosa, virulenta di malattia che poteva contaminare e distruggere la vita su questo pianeta. E tutta la sua vita l'ha impostata appunto per affermare i valori del politeismo. Il suo libro più conosciuto, che è uscito anche in italiano, è Shiva e Dioniso, e appunto pone una correlazione tra la divinità Dioniso, Bacco per i romani, e Shiva degli indiani. E dimostra appunto come sia fondamentale un pantheon ricco di molti dei proprio per permettere una migliore qualità della vita. La sua posizione purtroppo è poco conosciuta in Italia, ma nonostante tutto i cattolici l'hanno pesantemente attaccato sul giornale della CEI, che è l'Avvenire. E ora, per contribuire alla conoscenza di Alain Daniel Lou, mi ha fatto questo numero, cioè questo numero speciale, questo inserto, in cui c'è una sua intervista inedita in Italia, che è uscita in Francia negli anni Ottanta, una serie di commenti di autori italiani più o meno conosciuti e alcuni riferimenti bibliografici. Alain Daniel Lou, appunto, per chi vuole comprendere in maniera fondamentale il politeismo, è un buon ottimo autore che io consiglio a tutti, insomma. Grazie Poi, Francesco. caso, ma degli altri articoli ne parleremo dopo, insomma, tanto è un numero abbastanza corposo, appunto, c'è anche un inserto di parecchi articoli di Piero Trevisan sulla letteratura del politeismo, cioè è un nostro collaboratore specializzato nella conoscenza della letteratura e appunto va a tracciare come vengono visti gli dèi, il paganesimo, il politeismo all'interno della letteratura, diciamo, soprattutto fantasy. Comunque, vi ricordo che i bollettini li potete trovare tranquillamente alla libreria Sottomondo a Treviso, in via Tolpada 11, oppure li potete richiedere all'Istituto Mediterraneo Studi È meglio che Politeisti. lo chiedano però direttamente alla libreria, sono più veloci, sono più bravi, impiegano meno tempo di noi. Sì, in effetti siamo un po' oberati da talmente tanto impegno ultimamente che cominciamo a perdere qualche colpo. E niente, libreria oppure potete chiedere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do anche il numero di telefono, il telefonino, che è 0338 3910727. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera. Se Ecco, qualcuno vuole forse non interessarsi. so se tu l'hai già detto che chi è interessato a alcuni scritti di Claudio li può trovare anche su internet, di conseguenza Sì, è. ci sono due siti con i suoi scritti e chi non vuole richiederli, non vuole scrivere, non vuole trovare le fotocopie, va su internet e trova tranquillamente i suoi scritti, se li può Trova scaricare e qualcosa. stampare, insomma, visto che sono lì a disposizione di tutti. E per trovare Claudio Simeoni basta fare una ricerca sui motori di ricerca tipo Altavista, dicete Claudio Simeoni, vi vengono fuori i suoi siti in cui sono i suoi iscritti, perché Claudio ha due siti su internet e Se perciò. qualcuno ha provveduto a fare questo, dovrò sempre ringraziarlo, perché io non uso internet ancora. Prima o dopo sarò costretto anche a imparare l'inglese. Vi ricordo un'altra cosa. Allora, intanto tutti i martedì, il primo martedì del mese, gli incontri con Franco qui in radio, e questo martedì ci sarò anch'io, spero di esserci anche a tutti gli altri, alle ore 8:30, un quarto alle 9.
Poi vi ricordo che a Libreria Sottomondo abbiamo organizzato un ciclo di conferenze nei giorni, diciamo così, nelle festività pagane. Esattamente per il momento sono state stabilite il 31 ottobre in occasione di Halloween, il 19 dicembre per i Saturnali e il 13 febbraio sarebbe il 15, ma comunque le date sono quello che sono, sempre di sabato per i Lupercali. In queste tre date faremo delle conferenze espositive, cioè esporrò praticamente i miei libri, cioè illustrerò i concetti all'interno dei libri che presentiamo. Il 31 ottobre parleremo dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria, dal paganesimo politeista e illustreremo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ecco, io volevo inserirmi su questo argomento. Claudio è stato al primo convegno internazionale sull'NDE, sulle esperienze in prossimità della morte. Ha fatto una piccola relazione, un commento e così via. Ecco, questi scritti saranno pubblicati prossimamente, io penso che già la settimana prossima usciranno, come un fascicolo speciale dell'istituto, perciò saranno disponibili presso la libreria Sottomondo e chi è interessato all'argomento lo potrà recuperare. Sì, ma noi facciamo l'edizione economica. L'edizione economica, cioè ritroverete a meno soldi, ecco, questo Sì, vuol praticamente sulle cose che dicevo io, Claudio li ha già pubblicati, li ha già portati. E noi siamo specializzati in edizioni dire. economiche. Cioè praticamente Francesco si è imposto di far spendere il meno soldi possibile alle persone per avere le idee a Sì, anche perché disposizione. noi non guadagniamo vendendo libri, cioè noi facciamo altri lavori, questa è una cosa che noi facciamo appunto per passione, per volontà, per nostra scelta, ma è una cosa che non ci campiamo sopra, cioè nel senso che è una cosa che noi facciamo solo per noi stessi e noi, cioè, il nostro scopo non è creare neanche dei sudditi, degli schiavi, dei sottomessi, non è creare neanche un assetto, non è neanche di creare niente di particolare, è soltanto di comunicare quello che noi stiamo facendo ed elaborando per trovare altre persone che possono dare il loro contributo di elaborazione, perché quello che ci interessa a noi non è gente che sia fedele, che sia sottoposta, che stia lì a cercare una nuova religione, che stia a cercare una nuova sottomissione di tipo cristiano o di tipo monoteista. Noi vogliamo che le persone siano capaci, comprendano e sviluppino se stesse. Questo è il nostro scopo. Perfetto Francesco. E il 31 ottobre parleremo di questo alle ore 17. Allora, libreria sabato 31 ottobre alle ore 17. I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Chiaramente poi queste cose, io parlo specificatamente della religione romana, ma voi potete estenderli a qualsiasi tipo di paganesimo. Cioè, io cerco di trovare l'essenza delle relazioni, l'essenza delle cose. Naturalmente cerco per quello che sono io, chiaramente si può fare molto meglio di quello che faccio io. Dopodiché potete estendere quel meccanismo a tante altre cose. Il 19 dicembre, invece, in occasione dei Saturnali, presenterò il libro dell'Anticristo e il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E il 13 febbraio 1999 presenterò il Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta, sempre alle ore 17 in libreria Sottomondo. Una cosa tutta particolare, il giorno 9, venerdì 9 ottobre, con l'amico Mario da Vicenza, siamo d'accordo nel fare un notturno fra mezzanotte e le 6 della mattina. Cioè, io non so come sarò ridotto a mezzanotte e 6 della mattina per parlare del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana. Cioè, ci facciamo tutta la nottolata a esporre questi pensieri che hanno molto colpito il nostro amico Mario da Vicenza, che ha detto devi chiarirmeli a qualunque costo, devi chiarirmi questi discorsi. In quell'occasione presenterò alcuni appunti, alcuni scritti Tommaso di Didimo, l'ultimo stregone pagano, che sono in lavorazione. Basta con le presentazioni, cosa dice? Sì. Siamo passati oltre, no? Se no non finiamo più. Bene, cominciamo la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi verte sulle correnti vegetative del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Già abbiamo sentito la trasmissione precedente, o due trasmissioni precedenti. Un'amica nostra che ha detto io mi sono aperto, ho correnti vegetative, ho questi formicoli, non li avevo mai avuti e da quando ho cominciato un po' a concentrarmi, un po' a praticare quello che dici tu, mi si sono mossi. Vabbè, le correnti vegetative, vi ricordo che il nome è stato preso da Reich, è Reich che ha inventato questo nome, che le ha studiate per primo, lui è arrivato alle sue conclusioni, quelle sono le conclusioni reichiane. Io ne prendo atto perché il suo lavoro secondo me è notevole sotto alcuni aspetti, sotto altri no, ma secondo alcuni aspetti è notevole e l'ho usato proprio il suo lavoro per cercare di spiegare le correnti vegetative del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo.
E l'uso delle correnti vegetative da parte mia, proprio l'uso del termine, è un omaggio che io personalmente faccio a Reich per quello che mi ha dato, cioè per quello che ha contribuito alla mia crescita. Francesco, Reich per me rappresenta Sì, ma infatti io non. un momento di costruzione Sì, no, importantissimo. ma infatti l'unica critica che posso fare a Reich è quella sugli extraterrestri. Io non sono. Ah sì? Io non sono. Cioè, è l'unico punto di domanda che posso mettere su. Cioè, le altre teorie sono molto interessanti, sono molto belle e soprattutto ha dato un grosso contributo di elaborazione su alcuni concetti. L'unica roba che mi lascia un po' sorridere è il discorso degli Sì, extraterrestri, è vero, c'è insomma. questo però ultimamente, specialmente diventando vecchio. Ma succede, sai, cioè, quando uno lavora molto nell'elaborazione del pensiero, succede che a un certo punto perde la cognizione di causa Ma comunque è una cosa del divertente, cioè nel volto. senso io la vedo la trovo come una cosa Certo. divertente, non come una cosa negativa, Sì, insomma. beh. Cioè la trovo una cosa che fa sorridere, piacevole. Beh, Piuttosto di certe altre sì. bestialità, tipo quelle del Papa, insomma, Ah, è ma meglio Reich con le sue manie sugli extraterrestri. d'altronde noi ci comportiamo così con tutto, no? Prendiamo quello che ci serve, lo ripuliamo e lo usiamo per le nostre costruzioni. Questo è il. Beh, certamente Reich ha dato più contributo lui con la sua piccola esistenza che 2000 anni di Chiesa Ah, cristiana. beh, indubbiamente, insomma, cioè, lui in ogni caso, insomma, ha fatto il suo e lo ha pagato anche tutto sommato. Non si può. Va bene. Perché io vi dico questo? Perché nella mia via alla stregoneria uno dei punti fondamentali fu la scoperta di queste correnti vegetative che arrivarono fortissime all'inizio del mio percorso, dopodiché si sono stabilizzate e sono passate in secondo piano perché tanto ci sono. Cioè, la loro funzione è importantissima, però all'inizio sembra una cosa eccezionale, dopo un po' alla volta la si utilizza. Parlare delle correnti vegetative nel crogiolo dello stregone è cosa importante. È una cosa. Parlare delle correnti vegetative nel crogiolo del male è un'altra cosa. Parlare delle correnti vegetative nei quattro canti del mondo è un'altra cosa ancora. Quando parliamo delle correnti vegetative nei quattro canti del mondo, non possiamo più parlare di noi stessi, ma dobbiamo parlare dello spettacolo dell'universo che si presenta al veggente. Non possiamo parlare del microcosmo in cui i piccoli esseri si aprono la via uscendo dal brodo primordiale per percorrere le loro vie e costruire la loro coscienza di sé. Dobbiamo parlare del respiro dell'universo. Dobbiamo parlare del grande brodo primordiale delle coscienze e delle consapevolezze che fu il caos primordiale, del quale le coscienze si separarono riconoscendo se stesse oggetti consapevoli e detentrici di volontà e determinazione. Per parlare delle correnti vegetative nei quattro canti del mondo, dobbiamo parlare di questo, perché questo si riproduce nel microcosmo in cui noi lo riconosciamo. Ma il nostro riconoscerlo nel microcosmo ci permette di assistere al grande spettacolo cui partecipano tutte le coscienze dell'esistente. Con quelle coscienze noi non siamo in grado di interagire se non in minima parte, ma possiamo assistere a tutte le forze che le generarono e le attraversano, perché le forze che le generarono e le attraversano sono le stesse che ci generarono e che ci attraversano. Le forze sono le stesse, gli adattamenti sono specifici. Leggiamo cosa ci dice William Reich nel suo Superimposizione cosmica, edito da Sugarco. Noi anieliamo continuamente a conoscere e a conoscere meglio e con maggior certezza, a raccogliere ciò che hanno insegnato coloro che sono venuti prima di noi e a trasmetterlo con tutta la forza del nostro povero intuito alla prossima generazione e alle future. Noi sentiamo, nonostante tutti e con questo, e con questo, e non importa, che non possiamo fermarci in questo nostro anelito a conoscere. Sentiamo che siamo strumenti di questa sete di conoscenza, così come i bambini in fasce e i cuccioli sono strumenti dei movimenti plasmatici, indipendentemente dal fatto che in questi movimenti vi siano o no senso o significato. Osservata dal punto di vista biogenetico, la sete umana di conoscere raggiunge un significato concreto per quanto riguarda gli eventi cosmici. La sete di conoscere esprime tentativi disperati a volte da parte dell'energia organica entro l'organismo vivente a comprendere se stessa, a divenire consapevole di sé e nel comprendere i propri modi e i propri mezzi di essere. Essa impara a capire l'oceano di energia organica cosmica che circonda il prorompere e l'indagare delle emozioni. Qui noi ci accostiamo al massimo enigma della vita, la funzione dell'autopercezione e dell'autoconsapevolezza. Questo enigma è avvolto in un velo di arcano timore. A volte esso risulta
stupefazione e paura, persino in confusione totale e disintegrazione dell'io recante, come nella schizofrenia. Ogni anelito alla perfezione appare sotto questa luce come un anelito alla più totale integrazione delle proprie emozioni e del proprio intelletto. In altre parole, espira la massima misura possibile di flusso bioenergetico senza blocchi e scissioni deterrenti di autopercezione. Ecco perché la fusione emotiva dell'amplesso genitale, la pornografia esclusa, con un flusso imbrigliato di bioenergia, è la più desiderata e la più appagante, oltre che la più bella in senso estetico. Sotto questa luce, e sotto questa luce soltanto, l'anelito alla conoscenza perfetta ha significato cosmico. Nel penetrare nella massima profondità e nella massima estensione dell'integrazione emozionale dell'io, noi non solo sperimentiamo e sentiamo, bensì anche impariamo e comprendiamo, sia pure confusamente, il significato e il funzionamento dell'oceano organico cosmico di cui siamo una minutissima parte. E questo è Reich. Le correnti vegetative nei quattro canti del mondo rappresentano questa visione in cui tutto è uguale e tutto è diverso, dove l'uguaglianza sta nelle forze che attraversano il tutto e la diversità negli adattamenti che il tutto costruisce per diventare coscienza e consapevolezza. Le correnti vegetative sono le forze che alimentano la coscienza e la consapevolezza, costruendole e dilatandole nell'infinito. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso del corpo luminoso in formazione. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso dell'essere terra. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso dell'essere natura. Le correnti vegetative sono una specie di apparato nervoso del cosmo, lo attraversano e lo alimentano. Alimentano le relazioni fra ogni coscienza, permettendone l'espansione. Ascoltare le correnti vegetative dentro di noi, alimentarle in tutti gli stati di tensione che pratichiamo nello sviluppo degli elementi del crogiolo dello stregone, ci permette di aprire la nostra percezione al flusso delle correnti vegetative che dall'esterno giungono fino a noi sotto forma di linee di tensione. Le correnti vegetative e le linee di tensione non sono la stessa cosa, ma sono costituite dalla stessa materia, l'energia vitale, e hanno la stessa direzione di sviluppo, l'espansione. Le correnti vegetative sono flussi di energia vitale che scorrono all'interno della coscienza di sé, alimentandola e dilatandola. Le linee di tensione sono consapevolezze di sé che si espandono interagendo con tutte le coscienze di sé che sviluppano elementi caratteristici simili ai loro. Le linee di tensione affiancano quelle coscienze, ne alimentano gli aspetti specifici e si alimentano dello sviluppo e degli aspetti specifici. Hanno coscienza, consapevolezza e volontà e legano nell'universo tutti gli aspetti specifici simili presenti in ogni coscienza esistente. Così attraverso Cerere sono legato all'essere natura, l'essere sole, all'essere terra, nel momento in cui continuo a costruire la mia crescita e la mia dilatazione nel mondo circostante. La mia crescita e la mia dilatazione, che diventano crescita e dilatazione dell'essere terra, dell'essere natura e dell'essere sole. Ecco che la linea di tensione Cerere lega l'essere sole all'essere terra, a me stesso, all'essere virus, all'essere natura, eccetera. Fin tanto che costoro si espanderanno e cresceranno, costoro saranno Cerere. E Cerere alimenterà i percorsi di espansione perché l'espansione alimenta Cerere. Anche se di questo punto ho qualche dubbio, perché Cerere va verso l'esaurimento del proprio divino in quanto interazione fra la crescita e gli esseri che crescono. Il divino che ho detto si lega al divino cosmico di cui divento parte. Il divino che cresce dentro di me si lega al divino che mi circonda. Le correnti vegetative che scorrono dentro di me chiamano le correnti vegetative del cosmo. Io stesso divento corrente vegetativa in espansione, una corrente vegetativa che è in grado di trasformarsi e di proiettarsi nei mutamenti. Nel crogiolo dello stregone dovevo riconoscere questi formicolii che incontravo in situazioni particolari. Quando entro in meditazione, contemplazione, o sospendo il dialogo interno, concentrando la mia attenzione dentro me stesso, o predisponendola a sognare, arrivo a sentire questi flussi di energia, questi formicolii che percorrono tutto il mio corpo e che spesso assumono delle direzioni precise. Si concentrano là dove mi servono per stare meglio e affrontare la quotidianità in condizioni migliori. Questo
quando attraverso il crogiolo dello stregone mi sono sottratto alla sottomissione e alzo lo sguardo verso l'infinito dei quattro canti del mondo, scolgo quelle stesse correnti come parti integranti dell'universo e scopro come quelle correnti siano uguali a quelle che mi percorrono sia negli intenti che per la qualità. In quel momento io mi riconosco un Dio circondato da dei di cui sono parte e con i quali costruisco le relazioni. Ecco che quanto mi circonda mi riconosce come un Dio uguale a loro di cui sono parte e con cui costruisco delle relazioni. Le correnti vegetative sono la qualità dell'universo, la costruzione della sua coscienza e della sua consapevolezza, a cui tutte le coscienze di sé dell'esistente tendono per costruire la coscienza di sé universo. Piccoli formicolì per grandi trasformazioni universali. Eppure io non ho mai accentrato il mio fare su quei formicolì. Questi sono apparsi e si sono sviluppati attraverso il mio fare, attraverso la pratica del mio crogiolo. Io mi sono costruito. Costruendomi in ogni istante ero nei quattro canti del mondo, con tutte le tensioni dell'esistente. Le tensioni come esseri viventi, coscienti e consapevoli. Io diventavo loro ogni qualvolta costruivo una relazione e loro alimentavano il mio fare perché alimentando il mio fare alimentavano il loro divenire. L'autoguarigione come effetto collaterale della pratica del crogiolo dello stregone. L'autoguarigione, mi raccomando, non concentratevi su puttanate del tipo l'autoguarigione. Praticando il crogiolo dello stregone può darsi che qualcosa avvenga, molte cose avvengono, ma non praticate il crogiolo dello stregone pensando all'autoguarigione. Lasciate perdere questo concetto, è più negativo nella sua formulazione che non nella sua manifestazione. Perché sembra quasi che uno vada alla ricerca del miracolo, alla fine va solo a uccidersi. Non è l'autoguarigione per essersi rotto un braccio, ma è la rivitalizzazione del campo energetico attraverso il quale rivitalizzare le funzioni fisiologiche. Se ti prendi il virus della polmonite, ti ammali di polmonite. Il crogiolo dello stregone può solo rendere un corpo più sano e pronto per affrontare al meglio il virus della polmonite. Se poi questo è mortale o meno dipende dalla soggettività dell'essere umano e anche dalla virulenza del virus. Col crogiolo dello stregone lo stato fisico dell'individuo è nelle migliori condizioni possibili data la relazione oggettività-soggettività che l'individuo attraversa. Cioè in pratica se io sono un individuo che ho una fisiologia debole, col crogiolo dello stregone rinforzo un po' la mia fisiologia, ma resterò sempre un individuo che ha una fisiologia debole, non è che divento con una fisiologia forte. Lasciamo pure che i cristiani nella loro idiozia gridino al miracolo. Vi ricordate, tipo a Vicenza ultimamente è successo che una donna ha avuto un po' di formicoli per le gambe, si è messa un attimino in piedi e ha detto «Ah, il miracolo, Lourdes ha fatto il miracolo, ha fatto il miracolo!» Cioè, era chiaramente una boiata pazzesca, però pur di portare soldi e viaggi a Lourdes sono disposti a questo e ben altro. Per cui lasciamo pure che i cristiani... O come portare i fedeli da Padre Pio, dicono che il terremoto è opera di Padre Pio. Sì, ma infatti, come lo scontro dei treni che tornano da Lourdes, esatto. Sì, o come ad esempio i pullman che per scarsa manutenzione uccidono qualche passante, però andavano a Lourdes o qualche altra parte, è opera miracolosa. Teniamo conto che col 2000, col giubileo, i pullman di cattolici in giro per strada ce ne saranno tanti e di conseguenza... E anche, arriveranno anche dall'est pullman scassati, oltre sì, al di là del... Poi quelli santi miracoli del giubileo, vero? Vabbè, faremo una lista. Dunque lasciamo pure che i cristiani, nella loro idiozia, gridino al miracolo e si hanno rinunciato a rispondere alle chiamate della vita e si trovano impotenti davanti alle sue manifestazioni. Per loro la normalità diventa eccezione, miracolosa. Le correnti vegetative sono la sostanza della fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo. Chiamano le linee di tensione alla fusione proprio per il fatto di muoversi velocemente dentro l'essere cui sono espressione. Ascoltare le correnti vegetative equivale a stimolarne i flussi, ascoltarle per ascoltarle o concentrando la propria attenzione su di esse, come alcune pratiche orientali indicano, equivale a cortocircuitarne gli effetti,
con il risultato che l'individuo, anziché espandersi, assume un moto emotivamente circolare nel tentativo di trovare pace e serenità mentre aspetta la sua dissoluzione. Cioè, le correnti vegetative fanno crescere l'individuo, però affinché l'individuo cresca deve affrontare le contraddizioni della vita. Se io mi metto ad ascoltare le correnti vegetative, tante per ascoltarle, muoio ascoltando le correnti vegetative, però mentre muoio ascoltando le correnti vegetative uccido il mio corpo luminoso. Tanto per essere chiari, spero di essere chiari. Ascoltare le correnti vegetative senza fare delle correnti vegetative il fine della nostra esistenza. Solo in questo modo queste fungono da richiamo ai lini di tensione e attraverso queste diventiamo parte delle trasformazioni e del divenire dell'universo. Questo è il pezzo delle correnti vegetative nel Crogiolo Stragone nei quattro canti del mondo. La prossima volta nei quattro canti del mondo metteremo il punto ascoltare il mondo attorno a noi. Io ho già preparato il crogiolo del male, è già stato abbastanza corretto, ci sono ancora degli errori. Quando avrò corretto del tutto lo darò anche quello all'istituto per fare l'edizione economica. E il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo sono a metà della correzione, per cui dovrò Sì. per un po' di tempo fare del crogiolo stregone faremo un tutto uno, anche se c'è da cosa precisare, non è che si siano finiti i discorsi sul crogiolo stregone, perché ogni elemento del crogiolo stregone è un'espressione di un insieme di divini, per cui là ce n'è da dire a uffa, ci sarebbe tutta la ricerca della Sì, mitologia e ma tutto il resto. difatti tutto quello che noi diciamo non chiude mai delle porte, non crea mai dei muri, ma apre sempre dei nuovi varchi, delle nuove prospettive, dei nuovi orizzonti. E ogni elemento del crogiolo è un crogiolo a sua volta, Esatto, di per cui conseguenza là c'è un lavoro folle c'è da una continua fare, eh. apertura, cioè nel senso che col paganesimo non esiste la possibilità di creare un confine, un limite e un muro incredibilmente invalicabile. Non si può stabilire, non si può numerare, mettere dei comandamenti o mettere una numerazione alle divinità, agli eventi, ai fatti. Esiste la necessità che esistano sempre nuovi fatti, sempre nuovi momenti, cioè sempre nuove circostanze. E di conseguenza questo qua, appunto, il politeismo offre la possibilità di uscire da qualsiasi schema e offre la possibilità di scardinare qualsiasi schema. Il discorso che facevamo appunto all'inizio presentando il numero speciale del bollettino dell'istituto in cui c'è un lungo accenno ad Alain Danielou. È proprio questo perché Alain Danielou ci insegna chiaramente che esiste la possibilità e la necessità che l'uomo sia sempre il motore di qualsiasi ricerca e questa sua ricerca non è svincolata o priva di valore, ha un valore perché il solo agire determina la manifestazione di nuove divinità. E di conseguenza questo permette all'uomo di entrare in contatto con quello che lo circonda, cioè non separarlo, ma appunto a portarlo sempre in contatto con la realtà, non mai separarlo, estraniarlo o portarlo al di fuori di concetti astrusi, falsi, inesistenti. Questo, diciamo, è lo scopo fondamentale in cui noi ci prefiggiamo di realizzare e di comunicare, non certo qualcosa di particolare. E difatti anche su questo numero del bollettino noi pubblichiamo di un autore francese di Artaud la lettera contro la Cabala, cioè proprio perché c'è sempre la riduzione, noi abbiamo la Cabala come concezione numerica, sempre questa concezione diciamo medio orientale in negativo di considerare tutto quanto sempre limitato da poter contare, da poter modificare. Proseguendo sulla presentazione del bollettino, a parte appunto i numerosi articoli di Piero Trevisan sul politeismo e letteratura, che sono troppo densi per poterli sintetizzare in una piccola recensione, c'è uno scritto di un'autrice francese inedito in Italia, che è Maria Dena Glosca, che è un piccolo contributo alla conoscenza di questa autrice troppo poco considerata e male giudicata dai cattolici. C'è una bella leggenda che abbiamo pubblicato, era uscita solo negli anni 50, che si chiama I Pagani del Monte Faloria ed è un racconto leggendario che gira sulle nostre, sulle Dolomiti di una città, di una piccola società pagana che vive intorno a certi concetti e pur essendo una leggenda, pur essendo un racconto, è molto denso di significato proprio perché dà delle informazioni su cosa sono i pagani e su cosa appunto gli permette di essere e come questo gli permette di vivere. Pubblichiamo anche uno scritto un po' particolare, forse un po' datato perché è del 1895 di Gabriele D'Annunzio, in cui appunto si chiama Le parole di Farsalia ed è un piccolo accenno alla situazione troppo clericale dell'Italia. Non vogliamo, noi non siamo anticlericali perché appunto questo non ci è necessario. Però noi notiamo che questa situazione di dominio clericale
è molto forte, al di là delle valutazioni di tipo religioso che facciamo noi. Facciamo un esempio, noi siamo in settembre, è stato il 20 settembre, è una festa nazionale, la presa di Roma, la bacia di Porta Pia, finalmente il Papa viene cacciato dal potere temporale e l'Italia diventa un paese unito. Al di là delle considerazioni che uno può fare sul risorgimento, che non vogliamo fare, non siamo storici o non vogliamo commentarle, però è un fatto significativo in cui un'unità del paese è stata raggiunta. Benissimo, questa festa, siccome dava fastidio ai cattolici in quanto era la distruzione dell'ultima vestigia del potere temporale, è sparita come festeggiamento, cioè neanche se ne parla, neanche viene più accennato, cioè non c'è la festa, ma non c'è neanche il ricordo, ci sono altre feste che vengono ricordate. Basta pensare al 4 novembre, che fu il macello di 650.000 italiani, senza contare gli invalidi, i feriti, in cui molta gente morì per nulla, che viene ricordata il 4 novembre con grandi manifestazioni nelle televisioni e così via, in cui i generali si divertivano a macellare i soldati, a ucciderli, a mandarli. Sì, e che poi tra l'altro si disse che i soldati per una settimana festeggiarono la morte. Ci furono anche non so quante decine di migliaia, parlo appunto di 600.000, se hai l'idea, però mi sembra un po' eccessivo, però non lo so. 650.000 morti? Di persone, no, ma persone che si spararono nelle mani, nei piedi e fucilate perché si rifiutavano di fare la guerra. La famosa decimazione esisteva, cioè nel senso reparti che si rifiutavano di combattere e uno ogni 10 veniva fucilato finché il reparto decideva di andare a farsi massacrare con gli assalti all'Arma Bianca. Eppure questa festa nessuno la tocca, nessuno, cioè non vogliamo aprire una polemica politica o polemica storica, però questa è una festa che viene considerata. Sì, cioè, ma comunque c'è. Cioè, sì, no, ma infatti, ma io faccio un discorso, dico, cioè, come si festeggia il 4 novembre, si poteva benissimo festeggiare il 20 settembre, solo che logicamente il 20 settembre dà fastidio al Papa, dà fastidio alla Chiesa, dà fastidio ai cattolici, e di conseguenza, obbedendo a questo, questo succede. Allora, per questo abbiamo voluto pubblicare questo articolo un po' anticlericale di annunzio. Anche perché non è che un argomento del genere sia un argomento che sia il passato. Io ho preso ad esempio la stampa del 23 settembre del 98, perciò non tanti giorni fa, siamo soltanto il 24, ieri, e c'è un uomo politico che aderisce a un partito che si richiamava ai principi teorici del risorgimento, perciò anticlericale, e dice, non voglio fare il nome perché poi la gente potrebbe anche capire che voglio fare una polemica partitica, però dice, fa troppi petti nel partito. Il partito a cui avevo aderito era un partito che si dichiarava un partito liberale. Vabbè, io non sono per il liberalismo economico, lo sottolineo, lo dico tranquillamente. Cioè, come concezione economica il liberalismo non mi appartiene, però la tradizione liberale del pensiero ha dato un certo fumo di libertà all'Italia, ha cercato di svecchiare da quanto era del potere cattolico. Eppure questo partito adesso è disposto a diventare un partito di preti, a difendere la Chiesa cattolica, pur richiamandosi a valori liberali. E questo significa chiaramente che al papato, alla Chiesa cattolica, tutto verrà dato, compresa anche la scuola, in cui tanto insistono. Ma logicamente, ricordiamo bene che questi piccoli passi non vengono concepiti dalla Chiesa cattolica come un qualcosa di secondario, ma come qualcosa di significativo, cioè nel senso che cominciano a prendere gli spazi che sono i più deboli, i più sensibili, dove ci può essere meno resistenza, e una volta che si è introdotto questo principio, questa possibilità, da questo spazio, questa testa di ponte, come potremmo chiamare in termini militari, si fa l'arco, ci si fa spazio, sono in questi nuovi territori e si impongono le leggi. E infatti noi cosa prendiamo? Prendiamo che appunto, allora, dalla politica, diciamo, noi abbiamo questa 23 settembre, che un laico dice, fa troppi petti nel partito, il nostro partito è troppo legato alle posizioni cattoliche, prenderà le posizioni a favore della Chiesa cattolica per quanto riguarda la Chiesa, per quanto riguarda la scuola, per quanto andrà a riguardare poi il discorso delle coppie di fatto, per quanto riguarderà poi la procreazione assistita e così via, in che alla fine creeremo un discorso di integralismo cattolico dominante. Ma questo qua è poco, perché se noi prendiamo ad esempio il 7 settembre, è stata famosa la scomunica del Papa degli oroscopi. Io non credo moltissimo nell'astrologia, vabbè, d'accordo, però penso che sia meno nocivo per uno che si faccia l'oroscopo che uno che vada a messa. Cioè, il Papa contro l'oroscopo, gli astri sono parte del creato, gli risponde l'astrologa. Sì, no. Noi siamo cattolici anche noi altri, cioè, anche noi gli diamo una mano a fregare i gonzi. No? No, ma infatti il lunedì 7 settembre dice, fra virgolette, fa le previsioni magiche non servono, affidatevi alla preghiera. Sì. Ma questo qua è significativo, cioè
Certo che la preghiera dà meno risposte di un oroscopo, soprattutto la preghiera a un Dio cristiano che non c'è, che non esiste e che non è mai esistito. E di conseguenza però questo serve perché logicamente se tu dai la possibilità alle persone, in sostanza, di poter cercare di capire la loro vita con uno strumento che poi è uno strumento inadeguato come l'astrologia, però la persona che si trova la sua via, che si trova la sua risposta, alla fine uno diventa bravo e dice oh, mi faccio i miei oroscopi. E di conseguenza sta nelle sue capacità a crearsi l'oroscopo, illudersi, però è sempre lui che lo determina, è sempre lui che lo può fare. E logicamente introdurre questo principio nelle persone significa dire alle persone guardate che avete le capacità di conoscere la vostra vita, di determinare la vostra vita, e questo appartiene a voi. Di conseguenza uno che andrà a credere nell'astrologia farà di tutto per usare certi colori, ma non è un certo nocivo come credere nel Gesù di Nazareth o nel Dio dei cristiani. Uno che dirà, io non vado d'accordo con le persone di un certo segno, cercherà di frequentarne altre, e con certe persone che saranno solo del loro segno o del segno che sarà amico, solo persone del suo segno sarà più gentile. Questo è meno nocivo che credere in Gesù Cristo, nei 10 comandamenti, nel Papa. E questo certo non sta bene, ma anche perché gli attacchi così semplici non sono attacchi del tutto inutili per la Chiesa Cattolica. Diventano sempre un discorso di dominio, sempre un discorso di dominazione, sempre proprio un discorso di dire introduco questo valore, questo principio, che io posso vietare, che è giusto vietare. E poi il passo successivo saranno delle leggi sempre più severe, più dure. E io difatti ho voluto affiancare questo articolo in cui diceva che il Papa contestava l'astrologia con un libro della Margaret Murray, che è un'autrice inglese che ha studiato la stregoneria. E nel suo libro, Le streghe nell'Europa occidentale, le riporta alcuni testi di basi che hanno creato lo spirito dell'Inquisizione. Esempio, in un testo di confessionale penitenziale diceva fa proibizione di offerte ai diavoli, stregoneria, divinazioni con pratiche pagane, voti dati, sciolti o confermati a fonti e pietre o vicino agli alberi, divieto di raccogliere erbi con incantesimi, eccetto che con preghiere cristiane. E questo può sembrare una cavolata, però già il fatto di dover raccogliere delle erbe, i cristiani lo vietavano, e da questo è nato il principio dell'Inquisizione, da questo sono partite migliaia di persone che sono state appunto uccise, bruciate soltanto perché credevano in cosa? Perché volevano il diritto di andare a raccogliere con gli incantesimi che loro ritenevano giusti delle erbe. Le telefonate sono aperte se qualcuno vuole telefonare, se qualcuno vuole insultare, e non c'è nessun problema. Naturalmente se telefono alcune persone mi riservo di buttare giù il telefono. Niente, vabbè, andiamo avanti. Solo un particolare, Francesco, poi va avanti. Questa sera io parlerò un po' di stregoneria pratica, cioè il crogiolo dello stregone lo metterò in alcuni episodi specifici che sono accaduti in questi ultimi tempi e spiegherò una cosa, visto che anche Francesco l'ha accennata prima, qual è il nemico della stregoneria del paganesimo. Il nemico della stregoneria del paganesimo solo in parte è il cattolicesimo, cioè sì, è solo un nemico contingente in realtà. È il più grosso che c'è adesso. Sì, il più immediato. In realtà le cose sono un po' più complesse. Sì. E questa sera, nell'ora di questa sera, farò questa esposizione. Vai avanti tranquillo Francesco, finché sì. Sono telefono. Ecco, beh, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700, perché chi vuole intervenire, andare in diretta, se vuole approfondire certe tematiche. È 049 700 838, sono due numeri. Ecco, e ora appunto proseguendo su questo discorso, riporta ad esempio altre leggi proclamate nel 901, dice fa, chi viola ad esempio la religione cristiana. Sì? Sì, chi parla? Sono Marco, ascolta, volevo solo sapere stasera che ora è la trasmissione. È stasera alle ore 19. Argomento. Prego? Alle ore 19. Ti ringrazio. Prego, ciao. Ciao. E appunto citava anche un'altra legge dei sacerdoti in cui diceva fa tutti dobbiamo amare e venerare un unico Dio, professare un solo cristianesimo e rinnegare ogni paganesimo. Questa è veramente l'affermazione chiara, cioè che della dominazione, della volontà di dominare, di controllare e di imporre, perché ad esempio un pagano non dirà mai a un altro pagano fa non devi coltivare i tuoi desideri, le tue passioni, purché rientrino ad esempio in una comunità, in certi valori. Perché trova naturale che vengano rispettati i valori delle persone. Questo qua per i cristiani non può esistere, di conseguenza loro passano da questo e sono disposti appunto a tutto pur di imporre la loro violenza, la loro affermazione. Ma proseguiamo sempre in questo caso, diciamo, di questo aggancio col passato, col moderno. Noi abbiamo il caso del Giubileo,
in cui tutti quanti sono tranquilli, in cui tutti quanti stanno a far festa, in cui si stanno spendendo migliaia di miliardi, e si è disposti a tutto. E in agosto, con le ferie, c'è stata una polemica. Il duce di Roma, Rutelli, governatore per il giubileo, vice del Papa, e ha fatto delle polemiche col sovrintendente alle belle arti. Il sovrintendente alle belle arti gli ha risposto, io non sono il signor No, tutelo solo la Roma antica. E lui ha detto, se io ho una funzione in cui il patrimonio che appartiene allo Stato, che è l'antichità, che sono i reperti archeologici, io non posso permettere che vengano distrutti. Di conseguenza, se tu vuoi fare delle cose avventate per creare un sottopassaggio per i fedeli, io non posso permettere questo, perché il dovere mio è quello di tutelare il territorio, di tutelare dei beni che appartengono allo Stato, che poi non sono solo beni che appartengono allo Stato, sono valori che appartengono alla civiltà. E di conseguenza, io non posso dirti questo. Eppure, questa persona che fa il suo dovere di mantenere, di difendere qualcosa, che un patrimonio culturale non indifferente, è attaccato pesantemente sui giornali, viene accusato di non volere il giubileo, eppure dice io non sono contro il giubileo, faccio solo la mia funzione per cui sono pagato e cui lo Stato vorrebbe che facessi, di difendere i beni che appartengono allo Stato. E solo per questo, perché fa il suo dovere, viene attaccato da chi come Rutelli appartiene appunto al partito appunto a favore del giubileo. Facciamo un piccolo inciso senza aprire polemiche. Rutelli, sindaco di Roma, era un militante del Partito Radicale, ha fatto le campagne per l'aborto, per il divorzio. No, era dei Verdi e Arcobaleno. Sì. Però prima di essere Verdi e Arcobaleno era un radicale, perché i Verdi e Arcobaleno sono stati creati ad hoc del Partito Radicale. Bene, lui faceva delle campagne a libertà, ha fatto la campagna per il divorzio, ha fatto la campagna per l'aborto, era laico. Quando è stato eletto sindaco di Roma, la prima cosa che ha fatto è andato a rendere l'inchino al Papa. E quando è stato nominato responsabile del giubileo, subito si è sposato in chiesa, perché si è sposato solo con rito civile. Cioè, a questo punto si può vedere come questo avviene. E la chiesa non ha avuto nessun problema a trovare una nuova pecorella che rinunciasse al suo passato e pur di poter spendere migliaia di miliardi e anche in opere inutili. Questo non è per fare una polemica politica, ma è per indicare come la Chiesa Cattolica utilizzi qualsiasi strumento e sia disposta a tutto, anche da una persona che era lontanissima, che ha fatto delle campagne contro di lei, pur di poter avere di nuovo potere, poter spendere i soldi degli italiani, ma spendere i soldi degli italiani non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso chiaramente di dominio. E questo non c'è solo in questo. E noi sentiamo parlare, ad esempio, di riforme delle pensioni, di problemi per i pensionati, i soldi che vengono tolti. Bene. Allora, colleghiamo questo discorso. Io mi sono trovato un vecchio ritaglio dell'11 dicembre 97. E allora, cosa succede? Il fondo pensione del clero, gestito dall'INPS, raggiungerà il 31 dicembre 98 un disavanzo di 2.855 miliardi. E questo perché non c'è proporzione tra entrate e uscite. Testuale, Corriere della Sera dell'11 dicembre 97. Benissimo. E qualcuno ha proposto con una certa intelligenza, ha detto, visto che l'INPS, che è lo Stato, si deve sopperire i soldi per le pensioni ai preti, e visto che ogni anno noi incassiamo un quinto di quello che spendiamo per i preti, cioè l'INPS, che è per difendere le pensioni di tutti, incassa un quinto di quello che spende per le pensioni dei preti, questo per ogni anno. E perché non andiamo a riequilibrare queste cose con l'8 per mille? Visto che la gente vuole dare l'8 per mille alla Chiesa, bene, lo dia allo Stato che copre i buchi dell'INPS, perché questo tutela. È stato attaccato perché non è possibile che questo avvenga, non è possibile che questo sia, cioè, non è come proposta, perché i soldi si devono gestire i preti, si deve gestire la Chiesa Cattolica, e tutte le altre spese, come il giubileo a 7.000 miliardi, se le deve accollare lo Stato italiano. Lo Stato italiano si accolla ai 7.000 miliardi del giubileo, e si accolla anche al 31 dicembre del 98 2.845 miliardi, bella cifra, per le pensioni dei preti, e nessuno ha niente da ridire. E per quanto riguarda la posizione sempre del dominio clericale in Italia, sì. Volevo dirti, ma vi siete accorti cosa è diventata la RAI? Io sono atea, quindi, ma io dico che è in mano alla cosa, all'Opus Dei. Beh sì. Perché non è possibile. È sempre peggio. Voi cosa ne dite? Sta sempre più accentuando i programmi religiosi, pseudo-religiosi, sì, e le finzioni religiose. È vero? Sì, ma di fatto c'è un dominio. Ciao, ti ringrazio. Ciao. Sì,
è vero, sta sempre più accentuando quelli che sono gli aspetti religiosi delle trasmissioni, e si sta portando verso il giubileo, ma probabilmente con un progetto anche di condizionamento delle persone. Cioè, esiste un progetto preciso di esiste un progetto preciso di condizionare proprio nell'altro microfono, Francesco. Sì. Questo qua forse è meglio, sì. Sì, forse va meglio. Era uso l'altro microfono. Sì, c'è un tentativo proprio di condizionare comunque quello che sono i comportamenti delle persone. Purtroppo la Chiesa Cattolica si è accorto questo, cioè lei si era dimenticata, secondo me, la faccenda, cioè che lei andava a condizionare le persone, cioè il fatto di avere il controllo delle scuole, gli asili nido, le scuole elementari, cioè, gli permetteva di condizionare le persone. Aveva talmente perso il ricordo che quando sono caduti i paesi dell'est, lei era convinta che pari pari i paesi dell'est entrassero nella Chiesa Cattolica o comunque nelle chiese cristiane in generale. Questo non è assolutamente avvenuto, e facendo un'analisi di quello che è successo sono accorti che, non avendo avuto la gestione dell'educazione nei paesi dell'est, la gente della religione cattolica, del cristianesimo, non gliene frega niente, e quando vanno a leggere i testi sacri li leggono proprio con attenzione critica. Allora, cos'è che vuole la Chiesa Cattolica? Vuole riprendere in mano il controllo della scuola, vuole avere le proprie scuole, vuole avere i soldi, vuole avere l'istruzione religiosa. E nel far questo vuole spingere tutte quelle che sono la propaganda RAI e TV per riuscire ad aumentare quella che è l'accento religioso delle trasmissioni. Questa è l'operazione, che è un'operazione militare vera e propria. Sì, ma difatti il controllo che stanno facendo, soprattutto gli attacchi che stanno facendo, ad esempio alla legge anche sull'aborto, cioè, è significativo della necessità di loro di riconquistare degli spazi. Il problema più grosso è che ormai questi attacchi, soprattutto anche sul discorso della scuola, nessuno pensa più di contestarli, perché non esiste nell'orizzonte politico una forza che non sia clericale. Cioè, se la Chiesa chiede qualcosa, avete mai sentito un uomo politico che dica no, questo non ti do? Cito un piccolo esempio, senza voler aprire una polemica, ma un dato di fatto. Quando è scoppiato il caso del Cardinal Giordano a Napoli, ci fu un partito politico che decise di stampare alcune migliaia di cartoline, sì, dicendo fai dateci l'altro. Ciao, io vorrei chiederti una cosa. Sono parecchi mesi che ti seguo, sì, però non riesco a capire, diciamo, niente quasi. È giusto, cioè è regolare. Ecco, forse può darsi che sia arrivata un po' in ritardo, eccetera, però non riesco a pensare.